sono Alessandra Scinenna, praticante del Monastero Zen, il Cerchio. Oggi vi parlerò di un libro che si intitola Liberi dalle vecchie abitudini ed è scritto da una monaca tibetana, Pema Chodron, direttrice di un monastero tibetano in Canada. Scoprì questo libro parecchi anni fa, ancora prima di incontrare lo Zen. E mi colpì in quanto entrò direttamente nella mia quotidianità in termini pratici, è per questo che ve ne vorrei parlare. Il libro è un libricino molto corto, molto semplice, ma che descrive in modo originale alcuni fenomeni che tutti noi conosciamo molto bene. In particolare parla dei meccanismi automatici che si vengono a instaurare nelle nostre risposte agli stimoli ogni volta che incontriamo delle situazioni, che incontriamo qualcuno, che veniamo sottoposti ad uno stimolo. Sappiamo tutti molto bene che spesso si instaurano delle risposte automatiche su cui non sempre abbiamo il controllo. Fin qui niente di nuovo. Quello che per me è stato nuovo leggendo questo libro e che è stato molto utile, è il modo in cui l'autrice parla e descrive questi fenomeni. In particolare descrive il termine tibetano di shenpa, che normalmente viene tradotto con attaccamento. Qui l'autrice propone una traduzione alternativa che è essere agganciati, essere presi all'amo. Vi leggo alcuni pezzi che secondo me sono i più salienti del libro. Ecco come Shenpa si manifesta nella vita di tutti i giorni. Qualcuno vi dice una parola cattiva e qualcosa in voi si tende. In quell'istante siete presi all'amo. Quella contrattura degenera velocemente nel biasimare la persona o nel denigrare voi stessi. Subito si crea la reazione a catena che vi spinge a parlare, ad agire o a perdervi in ossessioni. Ognuno reagisce a suo modo. Quello che viene detto vi colpisce, vi provoca. Magari non avrebbe toccato minimamente un'altra persona, ma stiamo parlando di quello che tocca al vostro punto dolente, il punto dolente di Shenpa. Per esempio, qualcuno vi critica le vostre idee o il vostro migliore amico e Shenpa è in agguato. Non appena avete registrato le parole, ecco che salta su. Shenpa non è nei pensieri, né nelle emozioni, né nelle situazioni di per sé stesse. È un'energia che sta dietro. Mi viene in mente il koan proposto dal maestro qualche giorno fa, che parlava dei due monaci che guardavano la bandiera mossa dal vento, e il terzo monaco risponde: non è nella bandiera né il vento, ma la vostra mente. Se cogliamo Shenpa quando è solo una contrattura, un lieve tirarsi indietro, una sensazione di rabbia che cresce, allora siamo ancora in tempo. Abbiamo la possibilità di investire di curiosità questo impulso a fare qualcosa di abituale, questo stimolo a rinforzare uno schema ripetitivo. Possiamo sentirlo fisicamente e attenzione, non è mai del tutto nuovo, ha sempre un sapore familiare. Se lasciato incontrollato, Shenpa è simile a una malattia altamente contagiosa e si diffonde rapidamente. Questo collegamento non l'ho cercato di proposito, è saltato fuori così. L'autrice prosegue ponendo l'attenzione anche sul fenomeno che noi possiamo osservare non solo in noi stessi, ma anche negli altri. Potete facilmente notare Shenpa nelle persone che vi circondano. State conversando con qualcuno e a un certo punto dite qualcosa e lo vedete entrare in tensione. In qualche modo percepite di aver toccato un punto sensibile.
state assistendo al suo scempa, ma l'altro può esserne anche del tutto inconsapevole. Quando vediamo con chiarezza quello che sta accadendo a un'altra persona, accediamo alla nostra intelligenza naturale. Sappiamo istintivamente che la cosa importante che stiamo cercando di comunicare in quel momento non potrà essere compresa. La persona si sta chiudendo, si rinserra a causa di scempa. La nostra naturale saggezza ci suggerisce di restare calmi e di non insistere sul nostro punto di vista. Sappiamo intuitivamente che nessuno vincerà se diffondiamo il virus di scempa. I capitoli successivi poi parlano della meditazione come strumento efficace per creare lo spazio necessario per poter riconoscere scempa quando insorge. E l'autrice fa riferimento al fatto che ognuno di noi ha tutto ciò che serve, come ci dice sempre il maestro Tetsugen. Abbiamo già tutto quello che ci serve per poter reagire in modo adeguato. C'è una forma di saggezza che ci diventa accessibile, una saggezza basata sulla compassione per se stessi e per gli altri. È la parte di noi che sa che possiamo vivere a partire dalla nostra apertura. Col tempo, questa conoscenza diventa una forza più potente di scempa, che ci consente di interrompere spontaneamente le reazioni a catena prima ancora che inizino. Diventiamo naturalmente capaci di prevenire un'epidemia di aggressività prima che cominci. Grazie.